Fuori orario è un film del 1985 di Martin Scorsese, tra i pochi grandi autori del cinema americano capace di fondere gli interessi delle grandi produzioni con il cinema d'autore, le ragioni dello spettacolo con quelle dell'arte. Il film si inserisce in un periodo particolarmente travagliato della vita privata e professionale del regista. Scorsese è reduce dalla fine del matrimonio con Isabella Rossellini, ma ha anche diversi problemi professionali. Dopo il grandissimo successo di Toro Scatenato dell'80, il film successivo, Re per una notte dell'83, era stato invece un clamoroso flop. E l'altro film a cui lavora in quel periodo, tratto dal libro Scandalo, L'ultima tentazione di Cristo, è in fase di stallo per via delle perplessità della casa di produzione, la Paramount. Il film si farà solo nell'88, dopo il successo del Colore dei Soldi. Dicevo, in questo periodo difficile, Scorsese si trova tra le mani una bizzarra sceneggiatura scritta da un giovane studente di una scuola di cinema. Il progetto era stato proposto anche a Tim Burton, che però, quando sa che Scorsese è interessato, si tira subito indietro. Da questa sceneggiatura, poi rimaneggiata da Scorsese insieme all'autore, prende forma Fuori Orario, che è un film indipendente realizzato con un piccolo budget al di fuori del sistema delle grandi major hollywoodiane. Ad alcuni critici è sembrata solo una parentesi ludica nella straordinaria filmografia del regista, ma malgrado non sia tra i suoi film più rappresentativi o più celebri, Fuori Orario è certamente il suo film più libero e lontano dai canoni hollywoodiani, oltre che certamente quello più divertente. Si tratta di una commedia, per la precisione una black comedy, grottesca e paradossale, che racconta la discesa agli inferi di un tranquillo programmatore informatico che, per una serie di incredibili circostanze, viene catapultato in un viaggio kafkiano nella tentacolare notte newyorkese. Supportato da una sceneggiatura infallibile, oltre che un magistrale saggio di regia pieno di dettagli e trovate irresistibili, basti pensare soltanto alla perdita della banconota nel taxi. Fuori Orario è anche una riflessione caustica sull'alienazione che porta alla vita metropolitana. È anche una satira sprezzante nei confronti dell'industria dello spettacolo hollywoodiano. Nelle assurde vicissitudini del protagonista si può infatti facilmente vedere una metafora delle frustrazioni professionali di Scorsese stesso, che nel film fa anche un breve cameo come tecnico delle luci in una discoteca punk. Il film è girato interamente di notte, anche nelle scene d'interni, e per rendere ancora più convincente l'aria alienata del protagonista, Scorsese chiese espressamente all'attore di dormire il meno possibile durante le riprese del film. Fuori Orario vince la Palma d'Oro a Cannes per la miglior regia e segna in un certo senso la rinascita di Scorsese, che negli anni successivi realizzerà grandi successi e straordinari capolavori come Quei bravi ragazzi, L'età dell'innocenza, Casinò e tanti altri, confermandosi come uno dei più importanti e influenti registi contemporanei.